Questi sono i dischi anteriori, non sono maggiorati, non è un impianto maggiorato perché EBC per la R53 non lo fa. Comunque sono più spessi, più pesanti, puntati, che hanno un'estetica molto bella come se fossero forati, ma baffati, quindi mantengono l'integrità. Queste sono le Yellow Stuff, le pastiglie per il posteriore, mentre per l'anteriore ancora non sono arrivate, saranno blu, che sono un po' più performanti per quanto riguarda il discorso pista. Guarda che molle, blu, come quelle della tazza mia di Superman. L'assetto è stato tarato appositamente per me, ha uno stile più da rally, ok? Buche, strade sconnesse, tenuta di strada ovviamente in curva anche per il discorso pista, e ultimo ma non ultimo di fondamentale importanza, questi tubi in treccia. Si usano perché poi l'olio va in temperatura e il fine corsa del pedale non c'è più, praticamente sembra che vai a vuoto, invece con i tubi in treccia cambia un po' tutto, poi vi spiego meglio nel prossimo episodio. Pulito tutto, l'assetto non è più qui, l'ho preso da un'altra parte. Dove l'ho preso? Vi ci porto. Quando sono entrato là dentro sono impazzito perché c'era di tutto di più, macchine sul ponte, macchine molto interessanti, i miei freni, il mio assetto Bilstein che è stato tarato proprio secondo i miei gusti e le mie esigenze. Ho goduto tantissimo, ve lo devo far vedere perché io devo condividere tutto con voi. Te vedi la velocità e da qua in su e l'estensione, sì. E da qua in giù vedi la compressione. Poi all'interno di quel posto lì c'era una macchinina molto molto interessante che non ho potuto non provare. Cambio CAE Racing Short Shifter, una bomba. Bella, bellissima. Bellissimo il mio nuovo studio, un po' riverberato per garantire un pochino più di intrattenimento. Mancano ancora le tende, messe quelle il suono sarà perfetto, perfetto come l'assetto Bilstein B14 B16. Nice. Che ne pensi, Jack? Ti piace? Yes. La fama lo precede. Poi io provai la Nissan 370 di Sebastian, che montava assetto Bilstein, e mi sono trovato davvero bene. Canto della sirena. E la Yaris che vedremo tra poco. Sempre con l'assetto Bilstein che andava benissimo e alla fine mi ha convinto. Per compressione, e lì hai diversi scatti per regolare la taratura in pista. È una bomba, ragazzi. Per quanto riguarda gli ABC, le Yellow Stuff e le pastiglie blu, quindi Blue Stuff, non lo so, le monteremo, le proveremo insieme, vedremo come sono, come vanno, e... Mettiti le cuffie, ne vale sempre la pena con me. Buona visione. E non ci arrivo, non ci arrivo. Ci sono tante tante buche dalle mie parti, uh-huh. Non la utilizzo tutti i giorni la macchina, però comunque se pensassimo a un assetto un po' più da rally, sì, sarebbe una cosa gradita. Sì, possiamo tarare l'assetto apposito per te con una taratura rally, sì, che però nell'utilizzo quotidiano non ti spacca troppo la schiena. Certo. Però poi in pista puoi andarci e divertirti. Quando entro in curva si aggrappa.
sia grande. Dovresti forse una volta fare un test comparativo con l'assetto di serie e con questa qua, perché l'assetto di serie non ci ha convinto molto. Sì, questo adesso è regolabile in altezza, abbiamo anche assetto regolabile in taratura con un manettino, due o più varianti, poi dipende che cosa uno vuole avere. Però su tutti gli assetti nostri si possono fare le tarature specifiche per il cliente, per uno che vuole avere qualcosa più personalizzato e più adatto per il suo utilizzo. E il suo stile di guida e anche per dove andrà a guidare. Giusto. In strada, in esatto. Pista. Questo è un assetto standard? Al momento è standard, come viene fornito dalla casa Bilstein. Loro fanno tante prove, anche in pista, strada, e provano a fare un assetto che va bene al 90% dei casi. Utenti casi. Okay. Però poi ci sono quei 10% che vorrebbero avere qualche cosina in più. Certo. E per quello siamo qua noi. Vanno a perfezionare. E per quello ci siete qua. Ottimo. Ti do una mano, posso? Prego, prego. Facciamolo vedere. Madonna. Sto godendo. Già godo. Oh, guarda anche come si presenta, è bellissimo. Wow. Questi sono gli anteriori. Sì. Sono tutti monotubo, col stelo grosso. Vi faccio vedere. Vedi che hanno tutti già il stelo da 40 mm. Sì. Che poi soprattutto per fare pistate o così è molto meglio, perché anche se si riscalda non perde l'efficienza. Certo. Ok. Wow. Sai che è anche molto bello nei colori? Sì. Dice l'occhio vuole la sua parte. Sì. Con questo diciamo... siamo più che soddisfatti, devo dire. Colori azzeccati, veramente bello da vedere. Sì, questo sì, okay. È un ammortizzatore posteriore. Sì. E poi dopo possiamo aprirlo e fare la taratura all'interno proprio per te. Bene. Qua puoi vedere un ammortizzatore aperto. Nel tuo caso adesso è un ammortizzatore a taratura fissa, simile a quello, però all'interno trovi tutte queste valvole, un pistone lavorativo, dado, e con queste valvole te fai la taratura sull'ammortizzatore. Poi ci sono certi ammortizzatori con steli all'interno come questi, dove vedi due manettini, sì. Dove puoi regolare attraverso qua dei passaggi l'estensione e la compressione separatamente. Ok. E qua poi con queste lamelle facciamo la taratura giusta per la tua macchina, sì. Che hai un certo comfort, uh-huh. E puoi divertirti in pista. Ok. Normalmente in pista parliamo con gli ingegneri e con i piloti e poi a base alle informazioni che loro ci danno noi adeguiamo le valvole giuste per avere su certe frequenze le forze giuste per la macchina. Uh-huh. Per esempio su certe curve il rettilineo deve essere abbastanza morbido così per copiare tutto bene, però poi sul cordolo deve assorbire anche bene il cordolo e tutto quanto, e per quello tra compressione e estensione deve essere sempre un giusto compenso che lavora tutto bene insieme. Assolutamente. Come per esempio ti posso dopo far vedere i grafici come lavorano. Andiamo a vedere il grafico, sì. Prego. Qua, in questa direzione, te vedi la velocità. E da qua in su è l'estensione. Sì. E da qua in giù vedi la compressione di un ammortizzatore. E cambiando valvole, te riesci a gestire la alta e bassa velocità e adeguare l'ammortizzatore in un modo che lavora bene sia nei curvoni veloci sia sui cordoli. Questo è il banco prova per gli ammortizzatori con cui andiamo a rilevare tutti i valori dell'ammortizzatore. Cosa fa, a che velocità, in che condizione. Adesso qua misura le velocità lenti al momento,
che per esempio sono su rettilini in curve abbastanza lenti dove non c'è tanto movimento dentro, e adesso pian pianino stanno salendo le velocità che per esempio raggiungi su un cordolo, su curve molto brusche dove sterzi tantissimo. Quindi questo è proprio uno stress test a tutti gli effetti, quindi simula le condizioni di una pista, come nella realtà. Sì, possiamo simulare ogni condizione in pista e anche rilevare le forze su ogni velocità che ha l'ammortizzatore. Esattamente in questo momento cosa sta facendo? Misura la pressione gas e l'attrito sull'ammortizzatore. Adesso parte col programma che fa più step, più velocità e rileva poi sopra la forza. Io comincio a scartare, eh. Ah, fai così. Queste scatole le hanno chiuse bene, che c'è uno pure che si aprissero. ABC. Sì, allora, questi sono i dischi che abbiamo messo, che possiamo mettere sulla mini, sulla tua mini, diciamo, stradale, ma con cui puoi anche andare in pista. Allora, abbiamo pensato, siccome la ABC ha diverse mescole, sì. Mescole, diciamo, per diversi usi che ci sono sia quelli per uso stradale, diciamo come quelli a ricambio, sono quelli che frenano, che fanno poca polvere, per esempio, per quelli che non vogliono aver sporcato mai il cerchio. Sì. O se no, ci sono sia le pastiglie da racing, che puoi usare ovviamente da pista, o per esempio quelle più vendute a livello proprio mondiale, lo dico anche che la pastiglia sportiva più venduta a livello mondiale è la Yellow Staff, la pastiglia gialla. E questa qua è una pastiglia stradale sportiva, omologata R90, che puoi usare anche per tutti i giorni, nei passi di revisione, non c'è nessun problema, e frenano meglio di quelli originali. Diciamo, okay. Vanno bene per qualche pistata, ma logicamente niente di estremo, non è la pastiglia racing. Diciamo anche lì, sulle pastiglie devi sempre trovare un compromesso, non puoi avere la pastiglia più confortevole che c'è, che non fischia, che non fa niente, ma allo stesso momento frena da Dio, che fai 10 turni o 10 giri e, full attack, diciamo, certo, in pista. Questo quindi è un buon compromesso. Un buon compromesso che fai ogni giorno la tua strada, che vai al lavoro e così via, che fischia quasi niente. Ci sono alcuni modelli dove fischiano, ma quando vai in pista va anche molto forte, o come qua da noi che sono i passi che vai su molto forte in su, ma anche in giù, tengono abbastanza bene. Ma poi, come detto, una cosa estrema quando dici che vai a fare il time attack o fai dei track day più duri, servono altre pastiglie. Lì, per esempio, abbiamo le ABC RPX, che vanno molto forti, ma quelli veramente fischiano o grattano proprio il disco per uso quotidiano. Certo. Per quello si deve trovare sempre anche lì il compromesso giusto. E questo è quello giusto per me. Esattamente. Vediamo il disco. Questo è il disco. Anche lì ABC ha diversi dischi, diciamo, con diversi design. Questo è quello anche più venduto, è il groove disc, che vuol dire che è baffato e puntato. Non è forato. È chiaro. Perché loro dicono che cambia, diciamo, la proprietà della... Del materiale, e per cui loro lo puntano solo che hai sempre il design che sembra come forato, ma non incide sulla qualità dell'acciaio, diciamo, e anche, diciamo, verniciato. Mantiene l'integrità, non è forato, ma col design così è anche più bello da vedere. Esattamente, e in più loro lo verniciano così che non prende ruggine il mozzo. E questa è una cosa perfetta, perché odio vedere... È una macchina bellissima, è un cerchio bellissimo, forse 5 razze, e poi vedi sotto il mozzo arrugginito, non è bello. Questo va via, logicamente, la parte di attrito e via. E penso per il tuo uso insieme ai tubi in treccia, certo, che sono molto importanti, anzi io dico tante volte il tubo in treccia è forse la cosa più importante, perché qua ti rimane sempre la frenata perfetta lineare, anche quando si scalda e non hai zero di problemi. Per esempio io sulla Yaris, che usiamo per time attack, o anche la Cayman che ho usato nel campionato Porsche, diciamo GT3isti, ho fatto 12 giri a Franciacorta con un giro di raffreddamento, mai avuto un problema di fading, per esempio. È molto bello perché il tubo in gomma si dilata
e per cui la frenata è sempre un po' diversa, invece col turbo in treccia rimane sempre uguale e molto precisa, diciamo. Turbo in treccia è una cosa bella, non costa tanto, siamo sui, non so, 150 euro, 170 euro, dipende da macchina a macchina, sia per davanti che dietro, e hai una frenata molto molto migliore. È bello, un bel prodotto. Joe, io penso che l'assetto e la frenata della macchina vengono prima della potenza, no? Tutti tendono ad aumentare i cavalli e poi dopo non ragionano sul fatto che poi la macchina non gira, non frena. Quindi questo è il posto che racchiude un po' questo discorso, la qualità di un buon assetto. Diciamo, noi vediamo spesso che gente spende veramente tanti soldi, migliaia di euro di aumentare i cavalli e poi trascina un pochettino l'assetto, diciamo. E io però ho visto pochi che hanno guadagnato secondi, diciamo, con l'aumento di potenza, ma con l'assetto buono riesci anche a mettere giù tutti quei cavalli che hai. Per quello la Pirelli ha anche detto power is nothing without control, e noi vediamo quando facciamo un assetto buono a dei clienti che avevano forse prima un assetto così medio, diciamo, che dopodiché ci ringraziano perché hanno veramente guadagnato decimi se non secondi sul chilometro con un assetto buono. Tanti perdono o dimenticano un po' la messa a punto sull'assetto, diciamo, si concentrano troppo su altre cose, sul motore, sulle gomme e così via, e l'assetto viene un po' trascinato perché manca forse un pochettino la cultura in certi settori, ma se ti concentri un pochettino lì fai veramente dei bei tempi. Per dire l'esempio della Porsche Cayman che ho usato quest'anno nel campionato GT3isti, ho usato un GTS e a Imola per esempio ho fatto 1,57, okay. Per esempio le GT3 girano in 55, per dire una Cayman, diciamo, che compri a 60.000 euro per esempio usata, sei giri 2 secondi più lenta che una GT3 che costa, non so, 140.000, assolutamente, sì. 120.000, e quello l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto, sì, la macchina è già buona di base, ma con i nostri prodotti che abbiamo messo, come l'assetto, con il bilanciamento, il setup, convergenza che c'era, abbiamo raggiunto dei buoni tempi in pista, sì. Quasi paragonabili a una macchina che vale il doppio. Sì, esattamente. Grazie. Su Sport hai 30% davanti e 70% dietro, per cui adesso vediamo se hai un po' di sovrasterzo. Ehi Jack, sai perché ho scelto l'assetto Bilstein? Spero di aver dato una risposta tecnica in questo video. Quella pratica ve la darò domani nel video della Yaris GR che monta questo cambio CAE con short shifter, sempre qui sul mio canale. Officina del pilota. Ragazzi, vi dovete iscrivere assolutamente. Vi lascio un bel link in descrizione di tutta l'attrezzatura che avete appena visto in questo video, ovvero pastiglie Yellow Stuff, pastiglie Blue Stuff ancora se non sono arrivate, ma va bene. B14, B16, assetto Bilstein, tubi in treccia e dischi non maggiorati. ABC per la Mini Cooper SR53, so che siete in tanti, voi ministi mi scrivete su Instagram, ho fatto comprare più Mini Cooper SR53 io che la Mini stessa. Vabbè, si fa per dire. Comunque, ragazzi, tornando alla Yaris GR, la vedremo in azione con l'assetto Bilstein. Sappiate che questa macchinina, davvero molto interessante, ha partecipato alla categoria Pocket Rocket del campionato Time Attack 2021, arrivando prima, posizionandosi al primo posto nella gara del Mugello e di Monza, che non è poco. E noi, ragazzi, vedremo l'assetto in azione anche sul Mini, ovviamente. Lo devo montare e poi faremo il test drive, assetto e freni. Vedremo tutto. Tu, nel frattempo, visto che siamo sotto le feste, fammi un bel regalo. Iscriviti sempre a questo canale qui. Sono un cretino. E lasciami un commentone, un mega likeone. Il like è importante. Attiva la campanella e iscriviti al canale. Noi, ragazzi belli miei, ci vediamo domani. Ciao.